Lui lavora a Pechino, è uno dei più importanti architetti cinesi, lavora anche molto negli Stati Uniti, è la prima volta a Matera, è stato molto impressionato dall'architettura, dalla gente, dal cibo e pensa che sia un peccato che Matera non sia ancora così nota a livello internazionale, perché è una città veramente super, una città che deve essere conosciuta per la sua cultura, ma una città anche dove fare ricerche, dove fare investimenti, e quindi auspica di tornare presto anche per motivi di studio, oltre che per questa occasione di questo grande forum che ha selezionato tre grandi architetti di tutto il mondo che verranno poi premiati prossimamente a Berlino. So I'd like to come back one day. My name is Christine Firenze, I'm curator and we have... Christine è la fondatrice di Edes, che da 20 anni è la più importante e antica galleria di architettura in Germania, basata a Berlino, organizza questo grande premio internazionale sulla sostenibilità architettonica e ogni anno cercano un posto dove portare i loro grandi architetti che fanno parte del premio per farli trovare un posto che non conoscono. E per loro Matera è stata una scoperta, perché al di là delle ricerche che hanno fatto, hanno trovato una città ancora più sorprendente e ancora più meritevole di essere conosciuta a livello europeo e internazionale, una città ricca di cultura, ovviamente di storia, di architettura, di musica, di gente, e quindi sperano che possa essere sempre più conosciuta. Noi li ringraziamo per essere qui, li invitiamo di essere di nuovo con noi per aiutarci nella candidatura per il 2019. So they all came to Matera, we did some research.